mancarmi, io guardo l'orologio e ho voluto scrivere qualcosa, potrei anche farne una lettura anche semplificata per non mortificare la gioia del confronto e l'interesse del confronto. Credo che quello che avrò possibilità di dirlo, godendo della carità del vostro ascolto, possa essere completato con vostre considerazioni ed approfondimenti. Non sono qui per darvi delle risposte, sono qui per manifestare una mia identità, una mia spiritualità, e mi unisco a quello che diceva il dottore prima, una sana preoccupazione. Io sono di Cerignola ed è un luogo molto disastrato da questo punto di vista. Inspiegabilmente si è elevato moltissimo il tasso mortale per causa tumori. Questo per delle problematiche che non sto qui a dire, che sono state anche dichiarate, riconosciute addirittura anche dai pentiti. Però quando si è abituati ad avere tanto cerume nelle orecchie, è chiaro che non si percepiscono i suoni, ma si percepiscono i rumori, per cui la gente muore, la gente soffre nel suo disagio, magari anestetizzata da alcuni contesti apparentemente paradisiaci o comunque fruibili o di cos'altro, e poi ci si trova di fronte a delle grosse difficoltà. Permettetemi di ringraziare Padre Ottavio che mi ha permesso di condividere con voi l'onore di una riflessione proprio su Serapico Valle San Francesco, di salutare i miei fratelli nella fede cristiana che sono qui presenti nel movimento ecumenico. Davvero un abbraccio forte, intenso, che sfidi anche il regime Covid, perché la forza dell'amore forse diventa il primo antidoto contro il virus del Covid. Per cui vi abbraccio con tutto il cuore, e diventa per me un onore particolare poter esprimermi dinanzi a voi, che è un sogno nel rivedervi e nello stare insieme. E poi voi, fratelli carissimi, che arricchite la nostra presenza e ci date nuove possibilità di poter riflettere. La tematica assegnatami è stata quella di Francesco Modello. Padre Ottavio mi ha detto, papà fai tu, non ti preoccupare, fai tu, ma forse c'è bisogno, papà fai tu, va bene. Allora io vi chiedo scusa se la interpretazione che ho dato non rispondesse alle vostre attese, ma almeno ho l'onestà intellettuale e spirituale che quello che dico lo dico con passione e lo dico con una certa gioia, spero anche di coinvolgervi. Sarò rigido nell'orario, non vi preoccupate, mezz'ora di tempo, forse anche di meno se voi mi doveste eventualmente fare cenno. Sono a vostra disposizione. Francesco Modello, a partire dalla enciclica Laudato Si, che come sapete è stata pubblicata il 24 maggio, domenica di Pentecoste, del 2015 da Papa Francesco, il quale proprio porta il nome di Francesco per una particolare attenzione nei confronti di Francesco di Assisi, che badate bene, non è devozione solo, ma è proprio contemplazione di un modo di essere, di porsi e di una valorizzazione del primo immenso dono che ci è stato dato, che è il creato, nel quale ci troviamo a vivere nella convivenza fraterna, per scoprire poi che cosa? La fraternità allargata, la fraternità cosmica, la fraternità universale. Che cosa è questo canto, questa enciclica? Come sapete è un canto, prima di tutto, di lode a Dio, ma ancor di più è di denuncia. Vedete, nessuna denuncia può essere tale se prima di tutto non parte dal dato positivo della constatazione del bene riscontrato. Sapete bene che si compone di 6 capitoli, la Laudato Si, con 246 paragrafi. Il primo capitolo è dedicato alle scienze, il secondo l'approccio biblico-teologico, scusatemi. Il terzo le scienze umane e filosofia, il quarto ecologia integrale, il quinto politica ed economia, il sesto educazione e formazione.
che potremmo dire sia proprio un punto strategico non solo di conclusione ma di avvio, l'educazione di fronte alla problematica ecologica che investe in primo luogo la dimensione antropologica, cioè che idea di uomo noi abbiamo, chi è questo uomo che è chiamato a custodire il creato, che deve cambiare completamente il suo atteggiamento e il suo modo di porsi. Questa attenzione che Papa Francesco ha dato a San Francesco si spiega proprio per la modalità di approccio fatta di semplicità che il poverello di Assisi aveva nei confronti della bellezza del creato. Lui riusciva a vedere Dio in tutto, non per panteismo, assolutamente no, ma per un sano richiamo che gli diveniva motivo di lode. Nella enciclica troviamo proprio l'invito ad avere attenzione verso le cosiddette periferie esistenziali, come dice Papa Francesco, tutto ciò cioè che sta distante da noi e che proprio nella distanza soffre il disagio, l'emarginazione, la dimenticanza e così via dicendo, e che andrebbe invece recuperato nella giusta attenzione. Il cantico delle creature, vi dicevo, è un canto di lode, un canto di lode da assumersi nella libertà e responsabilità. Non è solo un dono da fruire, ma ecco, la spiritualità francescana è un dono da custodire. E nella custodia vi è l'atteggiamento di libertà, di responsabilità, meglio ancora, nella custodia vi è l'atteggiamento ministeriale, cioè di servizio. Di servizio, perché se manca questo aspetto ministeriale, tutto diventa una fruizione egoistica e problematica. Allora, che cosa viene a dare lo snodo importante per tutta questa interessante enciclica? Che, guardate, non ha solo una volontà di discorso rivolto solo a chi crede, ma è veramente ecumenica nel senso più ampio possibile. Ecumene riguarda tutto il mondo. Il mondo che, quando sentite nelle encicliche, ai fedeli, ai vescovi cristiani e agli uomini di buona volontà. Chi sono gli uomini di buona volontà? Coloro i quali si dispongono nell'ascolto, si dispongono nella relazione, si incontrano, laddove l'incontro significa che nessuno è possessore della verità, ma ognuno si incontra con l'altro perché è pazzo di un mosaico splendido, straordinario, dove è importante sentire la voce degli esperti, ma è importante sentire la voce di coloro che vivono il disagio, che stanno in situazione e così via dicendo. Questa enciclica, contemplando il cantico delle creature, mette in evidenza proprio il senso di appartenenza, di responsabilità, della cura e della custodia e l'economia del ministero, come dicevo, una bellezza che chiede un atteggiamento di fondo, ovvero sia una conversione integrale, cioè non solo entusiastica, non solo momentanea, eccetera, ma veramente un atteggiamento di sconvolgimento tale appunto che l'uomo possa rivolgersi con occhi purificati verso la bellezza che gli è stata data per assumersene le responsabilità e vivere in pieno la custodia. E tutta questa conversione integrale serve a fronteggiare proprio l'intorpidimento e la spensierata responsabilità, la mancanza di cultura adeguata, la mancanza di una disponibilità a cambiare stili di vita. È molto importante questo. Ora, la presente enciclica si pone in continuità con i precedenti dettati che appartengono al Magistero ufficiale della Chiesa, che vanno a comporre in questo contesto la dottrina sociale della Chiesa, cioè il modo ufficiale di esprimersi della Chiesa con l'atteggiamento anche di insegnamento di fronte a quelle problematiche che appartengono al vivere sociale, alla convivenza e così via dicendo. Emerge in questo contesto il concetto di ecologia umana. Ecologia umana, che è stato un concetto coniato da Giovanni Paolo II, che con Benedetto XVI è diventata questione ecologica come questione di urgenza. Cioè, il creato bussa alla nostra libertà e alla nostra identità
e nel suo gemito ci chiede aiuto, ci chiede attenzione. L'urgenza ecologica fa sì che l'uomo che vive non vada a dimenticare l'ambiente in cui vive, perché l'ambiente in cui vive è proprio il contesto essenziale da prendere in considerazione, pena la sua stessa minaccia di vita. Se l'ambiente di vita è compromesso nelle sue radici, tutto diventa problematico. E allora San Francesco, come primo momento nostro di riflessione, uomo convertito alla bellezza, che si fa gioia di appartenenza, contemplazione di responsabilità e custodia di dono. Ecco, parliamo di conversione perché? Perché l'esperienza mistica e spirituale di San Francesco è stato il punto vero e proprio di stravolgimento. Ma questa conversione non è sorta come un fungo, è stata frutto proprio di un lungo cammino, un lungo percorso che lo ha portato realmente a porsi in un atteggiamento normale e a rinascere come uomo e ad essere persona nuova. Voi sapete bene che Francesco era una identità ben precisa nel suo tempo, figlio di un ricco mercante di stoffe, Pietro di Bernardone. Lui era dotato, Francesco, di ingegno, di intuito, di vivacità giovanile, senz'altro anche diestro. Non si faceva mancare i suoi vizietti e le sue piccole soddisfazioni. Era ritenuto il re delle feste, il re della gioventù, eccetera. D'un tratto fa un'esperienza particolare che lo sconvolge completamente e rinuncia all'attività di mercanti, alla carriera militare, e abbandona anche la casa stessa paterna per vivere una rinascita vera e propria. Uno sguardo ed una relazione nuovi con la storia, con la natura, con le creature, con il Dio, più specificamente con se stesso. Cioè, quasi a dire, si tolgono, cadono le squame degli occhi e gli occhi nella loro nitidezza riescono a contemplare il bello in cui si è. Ecco il dramma dell'uomo. Quando non sa guardare il bello in cui si trova per farne giusto atteggiamento, l'atteggiamento di dono, di custodia, di condivisione, di valorizzazione. Ebbene, tutto questo gli ha permesso, come esperienza forte, di superare se stesso e di liberarsi di se stesso e da tutte quelle pastoie che andavano a minacciarlo. In che modo? Attraverso l'incontro con il lebroso. Proprio stiamo in un contesto particolare. Immaginate il lebroso come l'ecologia attuale. Un lebroso, una realtà che vive ma che è malata di lepra, una lepra che può diventare mortale se non la si cura, ma certamente è orripilante nel contesto. C'è quella immagine lì che è molto bella: da una parte vi è l'albero che è posto nella sua condizione naturale, da tutta la sua fiorescenza, da tutta la sua bellezza, dall'altra invece c'è un quadrante che mette in evidenza la terra secca, eccetera. Ecco la dimensione lebrosa. Francesco prima fuggiva di fronte al lebroso, perché il lebroso è malattia che infetta. D'un tratto però avverte il bisogno non solo di fermarsi, non solo di non fuggire, ma addirittura di scendere da cavallo e di abbracciare il lebroso, e secondo anche alcune fonti francescane, di baciarlo in bocca. In bocca significa il respiro della vita, significa l'atteggiamento stesso di intimità. Quello è il momento in cui in lui cambia tutto. Non è più l'uomo che fugge, ma è l'uomo che affronta. E affronta la realtà scomoda e riesce a fare un salto di qualità. Non si pone nell'atteggiamento spavaldo di colui che deve cambiare tutto, ma di colui che vuole valorizzare tutto. Ecco perché trasforma il suo fare pragmatico, supponente, dispotico, protagonistico, preferenziale, in farsi oblativo, essere offerta, essere oblazione, essere ministro.
Carissimi fratelli, veramente vengo a sondare una porta aperta nelle vostre sensibilità di persone proprio toccate da queste problematiche. Se non abbiamo la dimensione del ministero, quello che ci viene ad essere dato viene ad essere perso, stravolto, adulterato dalle nostre stesse scelte sbagliate. Allora la ministerialità mi porta ad una contemplazione che passa alla cura, non solo alla custodia, ma alla cura, al prendersi cura. Ecco, Francesco rinasce come uomo nuovo e questa novità passa attraverso la forza liberante della spogliazione. Lui si spoglia in pubblica piazza, e l'umiliazione della nudità totale, integrale. Per cui il vescovo di Assisi dovette coprirlo con il suo viviale, eccetera. Quella nudità, a ben pensarci, è la nudità della nascita. Quando noi nasciamo, nasciamo nudi. In quella nudità c'è veramente un uomo che si ripropone e che si pone in termini completamente, completamente diversi. In quel contesto lui cambia il riferimento di paternità. Non è più Pietro di Bernardone, ma è Padre nostro che è nei cieli, e con lui si relaziona in termini completamente di docilità. Tutto questo gli permette di passare da un atteggiamento di possesso, di dominio, a quello di stupore, di rispetto e servizio. Se mi permettete una piccola digressione, perché la natura è profanata da noi? Perché c'è l'atteggiamento di sfruttamento, uno sfruttamento che ha le sue motivazioni, tra le altre, nella tecnocrazia, che ha addirittura il potere di condizionare l'economia, di condizionare tanti altri aspetti. Cosa è la tecnocrazia? Il potere del possibile, attenzione, non del giusto, del possibile. E tutto ciò che è possibile, per il semplice fatto che è possibile, va fatto, senza porsi la domanda morale se sia giusto farlo oppure no. Questo fascino del possibile è ovvio che cattura tutti, perché dà il paradiso di ebbrezza e di libertà di persone che chiedono di poter andare oltre i canoni normali e scontati di vita. Bene, succede che Francesco, in questo contesto nuovo di rinascita, ha uno sguardo diverso rispetto al creato. Tutto lo avverte come un riferimento a Dio, dal quale il creato trova origine. Dio è paternità che riguarda non solo l'uomo, ma è paternità che riguarda il creato stesso. E nella paternità di Dio si scopre anche la fraternità in Cristo, la fratellanza in Cristo, che è il primogenito della creazione, secondo il dettato di Colossesi 1,15. Ebbene, questa paternità in Dio e fratellanza in Cristo fa sì che ci possa essere uno spostamento molto importante, che va dall'antropocentrismo, alla dimensione antropocentrica, però orientata verso l'ecologia. Che significa? Significa che Francesco contempla nella creazione il primato che l'uomo ha. L'uomo è signore della creazione, è posto al centro della creazione, ma questa signoria che l'uomo ha non è una signoria dispotica, non può essere dispotica, non è una signoria che possa dargli il permesso di distruggere o altro, ma deve essere una signoria ministeriale, cioè il ruolo e la potenza, tra virgolette, che l'uomo ha si viene a spiegare nella possibilità di custodire il creato e di porsi a servizio del creato. Allora, una interpretazione sbagliata ci porta all'antropocentrismo egoistico chiuso, cioè l'uomo è al centro, tutto deve girare attorno a lui, l'uomo comanda e la creazione deve essere semplicemente, deve sottostare ai capricci dell'uomo, eccetera. È un'interpretazione non proprio esatta.
perché la centralità dell'uomo lo pone ad essere primo collaboratore di Dio, ossia custodire il creato, valorizzare il creato con la sua capacità di intelligenza e pragmatica. In questa nuova relazione Francesco scopre tutta la creazione come appartenenza. Ecco l'epiteto molto importante, fratello, sorella. Dato hai tutti gli elementi della creazione, fratello e sorella, cioè una fraternità universale. Francesco non si ferma solo alla fraternità umana, ma si allarga ad una fraternità cosmica. Fraternità, che cosa dice? Senso appunto di appartenenza, che vede in Dio l'origine, la fonte, la paternità e tutto quello che ne deriva, una sorta di relazione, una sorta di specificità dove tutto è interconnesso, tutto è connesso, umanità e creazione. Ecco la dimensione integrale e l'uomo si fa responsabile e testimone di questo aspetto. Tutto questo va a fronteggiare un atteggiamento avverso, qual è? Quello del dominio, dello sfruttamento, del puro consumo, dell'estenuante ricerca di piacere a se stesso, una ricerca cioè di fruizione egoistica e personale. Dice Papa Francesco nell'enciclica: sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come dei meri oggetti sottoposti all'arbitrario dominio dell'essere umano. L'uomo ha potere sulla natura, ma che tipo di potere? Non è un potere disinvolto, è un potere responsabile, fatto di custodia, fatto di valorizzazione, fatto di rispetto, fatto di giusto atteggiamento. C'è un passaggio molto importante che viene ad esserci dato proprio dalla spiritualità francescana. Guardando e contemplando Francesco, il rapporto che bisogna avere nuovo con la creazione è possibile ad aversi solo se vi è la dimensione della riconciliazione, cioè da uomo riconciliato. Uomo riconciliato che diventa che cosa? L'uomo che guarda in modo completamente diverso e quindi si fa cantore e custode delle creature. L'uomo che ha fatto pace con Dio, ha fatto pace con se stesso e si scopre nella dimensione di pace anche con il creato stesso. Dice Papa Francesco al numero 11: ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, predicava persino i fiori e li invitava a lodare e amare Dio come esseri dotati di ragione. Sì, questa era la relazione che Francesco aveva, non una relazione con degli oggetti e basta. Sembrava che questi componenti della creazione fossero antropomorfi, cioè fossero delle persone viventi ed intelligenti con le quali parlare. Qual è lo scopo di Francesco? È quello di creare una sinfonia di lode a Dio. Tutto ciò che lui contempla nel creato è motivo di lode per il Signore. È proprio questa motivazione di lode gli infonde l'atteggiamento di rispetto che non lo fa andare oltre il dovuto. Francesco scopre il creatore nelle creature e lo loda, non solo, ma invita a lodare. La sua contemplazione del creato diventa motivo di lode e incitamento di lode. Vedete come guarda l'uomo attuale creato? Qui posso creare qualcosa, qui posso costruire qualcosa, qui una bella spianata, delle buone discariche, posso fare delle buone stabili, non so, fondamenta, poi c'è questo, passa anche l'acqua, magari l'acqua la facciamo passare così. Vedete, è uno sguardo che non è di contemplazione, ma è uno sguardo di ritorno personale, che corre il rischio, come è successo, di adulterare il senso della creazione. Questo ci dice che per comprendere la spiritualità francescana e quindi comprendere questa bellezza del cantico delle creature e il modo di porsi,
bisogna, da uomini riconciliati, recuperare l'atteggiamento ministeriale, come vi dicevo. Il poverello di Assisi si pone in un continuo sguardo contemplativo verso le creature, tanto del cielo quanto della terra, tanto animate e tanto inanimate. Nessun uomo può sentirsi padrone, ma unicamente beneficiario del dono ricevuto. E notate bene che se non ci si sente padroni, qual è l'atteggiamento che ne consegue? È la bellezza della condivisione. Il padrone è chiusura, il padrone è egoismo, la dimensione della egoistica, appunto, della proprietà privata non mi porta alla condivisione. Invece il dono diventa, nella sua comprensione, la capacità di poter non solo constatarne la bellezza, ma vivere una gioia più grande, la condivisione. Perché una ricchezza, se chiusa in se stessa, è una ricchezza che è stata già delimitata nel suo spazio, ma diventa completa nella sua contemplazione quando si fa condivisione, non solo racconto, ma condivisione di esperienza. Tutto questo che cosa porta, Francesco? Ad entrare e farci entrare nella logica del dono, rispetto verso la creazione e la gioia di condividere con tutti tale immenso dono. Francesco è colui il quale invita gli uomini, invita le creature a guardare il Dio ed innalzare la grande lode per il dono che ci ha fatto, non solo, ma a guardarcisi reciprocamente, per contemplare la grandezza che siamo ognuno nella specificità che ci riguarda. Ecco l'aspetto della fratellanza cosmica e della legame di fraternità. E di fronte a questo vale anche la dimensione della minorità. Chi è il frate minore? Il frate minore è colui che si sente piccolo perché ha reso gli altri più grandi. E nella minorità vi è anche il concetto della povertà. Chi è il povero? È colui che non ha niente. E non avendo niente, valorizza ogni cosa che viene ad avere. E siccome conosce la mossa della povertà, non lascia l'altro nella povertà, nell'indigenza, eccetera, ma vive la gioia della contemplazione. Il cantico di Frate Sole, come sapete, è un cantico di amore compassionevole, di compassione. È stato realizzato da Francesco nell'ultimo anno di vita, 1225-1226, in tre tappe specifiche. La prima, il soggiorno a San Damiano. Il secondo, quando scoppiò la disputa tra il potestà e il vescovo, la frase del perdono. E il terzo aspetto è quello riguardante proprio la morte che era prossima a verificarsi. Ebbene, in Francesco che cosa c'è nel cantico delle creature? Lode a Dio per tutto, anche per le realtà scomode, come la morte, come la sofferenza. Fa parte della realtà creata, e lui che è esperto, ha saputo guardare oltre il lebbroso, la dignità che si nascondeva nell'uomo, sa guardare oltre gli elementi problematici e critici che appartengono al vivere e all'esistere, quella bellezza che nessuno può mettere in difficoltà. È bello poter constatare che nelle prime frasi il cantico si concentra sulla bellezza del creato, mentre nelle ultime frasi va a considerare l'uomo. Tutto viene ad essere raccontato e descritto in termini di appartenenza, fratello e sorella, dove fratello e sorella dice un rapporto di tenerezza, ma anche senso di appartenenza. È quello che ci manca con la natura, un rapporto di tenerezza, di appartenenza. Noi ci rapportiamo in termini completamente efficientistici, strumentalistici e così via dicendo. Tutto porta ad una riconciliazione di tutti gli elementi della natura, per esprimere familiarità e per esprimere vicinanza. Ora, rimanere perfettamente poveri, non mi ripeto, è il concetto che ho detto poco prima.
L'amore di Francesco per ogni creatura è così talmente forte nel suo desiderio che non lo fa fermare alla creatura, ma lo conduce al creatore. E dal creatore ritorna alla creatura. È molto bello questo fatto. La creatura mi porta al creatore per lodarlo. La lode al creatore mi porta alla creatura per prendermene cura, per poterlo custodire, per assumermi il mio atteggiamento di responsabilità e diventare cooperatore di Dio. Ci portiamo verso l'ultimo aspetto, però è mezz'ora esatta. Posso? Sarò brevissimo ed essenziale, non temete. Che cosa dice il Papa di San Francesco? Al numero 10, lo sapete, lo presenta come un esempio, per brevità non cito tutto, un esempio per eccellenza della cura per tutto ciò che è debole ed un'ecologia integrale. Poi dice ancora, egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio, verso i più poveri e gli abbandonati, amava e era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Domandiamoci, perché siamo tristi? La nostra tristezza è perché manca il dato contemplativo. Contemplativo che ci fa catturare la bellezza in ogni cosa, negli attimi, nelle relazioni, nelle cose semplici. Per cui tutto diventa problematico, tutto diventa appesantito da doppi fini e così via dicendo. E molte volte siamo incontri di tristezza che o si piangono reciprocamente o si evitano, perché tanto è tutta diventata una elegia, un canto triste. Ebbene, dice Papa Francesco, contemplando Francesco di Assisi, la sua esemplarità è per eccellenza, è quello che lui propone alla nostra società, che lui per primo ha vissuto, è la ecologia integrale. Che significa ecologia integrale? Tutto è connesso. E nulla esiste al di fuori delle relazioni. Pensate quanto sia vera questa espressione nell'aspetto di teologia morale. Ogni mia azione ha una conseguenza, ma io mica ci rifletto sulle conseguenze dell'azione. Io resto solo radicato sulla mia azione. Però che tipo di conseguenze può avere questa azione? Non esisto solo io. Io con gli altri, io in un ambiente, questo mi fa responsabile e mi pone in un atteggiamento di maggiore ampio respiro. Allora, ci vuole, come vi dicevo prima, una conversione dall'antropocentrismo ad una antropologia ecologicamente orientata. Che significa? L'uomo al centro che può tutto, antropologismo, l'uomo che potendo tutto si orienta verso la custodia del creato, facendone, vedete, alla creazione manca qualcosa. Cosa manca? Il lavoro dell'uomo, la valorizzazione dell'uomo. Per questo Dio non ha voluto fare tutto, non poteva fare l'origine, perché così bello l'uomo non lo poteva in nessun modo creare, ma ha dato all'uomo la possibilità di far fuoriuscire la bellezza che è insita attraverso il lavoro, attraverso la fatica, d'accordo? Anzi, Papa Francesco dice, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati ad immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. Non è un dominio assoluto, ma è un dominio ministeriale, come il dominio che ha un genitore nei confronti del figlio. Mica il genitore può fare tutto quello che vuole, anche se le cronache purtroppo ci dicono qualcosa di veramente raccapricciante, ma non è un ruolo genitoriale, deve essere unicamente il ruolo ministeriale. San Francesco ha dimostrato una ecologia integrale che può esistere solo se vi è uno sguardo di amore capace di porre in comunicazione. Dice Papa Francesco, la povertà e la solitudine di San Francesco non erano un ascetismo esteriore, ma esprimeva qualcosa di più profondo, di più radicale, in quanto testimoniava la ferma rinuncia a fare la realtà della realtà un mero oggetto di dominio. Quello di San Francesco è stato uno sguardo verso il mondo che sapeva catturare e scorgere il bello e lo sapeva valorizzare. Alla scuola di San Francesco il pontefice comprende che il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere. No, il mondo è prima di tutto bellezza. Dopo la bellezza e l'incanto diventa impegno.
In teologia morale si dice che l'imperativo viene dopo l'indicativo. Tu sei, per questo devi. Tu sei figlio, per questo comportati da figlio. Non si comprende l'impegno se prima non vi è la parte splendida che è la contemplazione del dono. Allora tutto questo che cosa porta? Porta ad un recupero urgente, l'apertura alla trascendenza, che non è il Dio dei cristiani, non è il Dio... certo, qui ognuno può dire la sua, però è importante che l'uomo abbia l'apertura con un diverso da sé, più grande di sé, che gli sia nostalgia, che gli sia richiamo, che gli sia impegno. L'apertura appunto all'amore divino. E dice Papa Francesco, l'urgenza dell'educazione ecologica non può essere solo noetica, non può essere solo intellettuale, ma deve coinvolgere il cuore per esprimere la giusta relazione. Vorrei saltare tutto il resto, voglio andare alla conclusione. È importante la presenza del tema lodare nella enciclica. Lodare che significa dare onore a colui dal quale tutto proviene e al quale deve tornare con il contributo della responsabilità stessa dell'uomo stesso. Implica l'amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare, dice Papa Francesco, con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale. Diciamola in termini più immediati, perché sto sforando del tempo, l'urgenza della conversione ecologica. Una conversione ecologica che non è semplicemente frutto di mera volontà, ma è prima di tutto esperienza spirituale. Come dicevamo prima di San Francesco, un percorso di conversione che parte da una esperienza forte che mi possa permettere di vedermi cadere le squame dagli occhi e di poter contemplare in modo diverso. Il concetto della povertà, ve l'ho detto, come vivere con sapienza, questo è un altro ed ultimo aspetto, vivere con sapienza la vita. La vita non è solo un fatto di programmazione personale e quant'altro, ma è un vivere di responsabilità con il sapere, con una sapienza che mi possa portare a recuperare il bello, a volerlo valorizzare, custodirlo, integrare e così via dicendo. Sì, lascerei tutto, andrei veramente alla conclusione. Era importante dire il concetto di povertà secondo i frati, che è presente nella lettera ai fedeli, ma questo se viene dalla discussione, non voglio togliere la bellezza del confronto e della discussione. Per Francesco la vera umiltà di Dio è verità, eccetera. Allora, il dato di conclusione quale potrebbe essere per questa nostra riflessione? È urgente, da uomini riconciliati, avere una relazione diversa con il creato, reazione di responsabilità, una relazione di appartenenza, di affettività, di custodia e di capacità ministeriale. Io servo del creato, non il creato ha servito in termini egoistici a me. Ed ecco il problema della riconciliazione. Mi è piaciuto questo pensiero di Gianmaria Polidoro, che diceva che nel Cantico delle Creature Francesco di Assisi loda gli elementi come l'acqua, il fuoco, eccetera, in se stessi, e all'interno di questa lode fa una riconciliazione. Per non tradire il pensiero, ve lo leggo velocemente. La parte del canto che parla del laudato è di riconciliazione. Sono convinto che Francesco d'Assisi intendesse parlare di riconciliazione con il creato da far vivere alla luce della redenzione come realtà positiva, come a dire non avere paura dell'acqua, delle inondazioni, e ricorda che essa è utile, umile, preziosa e casta. Non avere paura del fuoco che incendia il tuo capanno, e considera che esso illumina la notte, è bello e giocondo, eppure neppure devi sentirti umiliato per le infermità, le tribolazioni, e neppure per solo la morte corporale, perché alla fine c'è il Beati. Allora,
Tutto questo, contemplazione e riconciliazione con il creato, appartenenza, cura, custodia, formazione culturale, ecologica, ecologia umana, integrale, eccetera, sono gli elementi che emergono per farci vivere una nuova dimensione antropologica e per rispondere alla tremenda e bellissima domanda: che futuro vogliamo dare ai nostri figli? Almeno pensarci, almeno rifletterci. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.